Allora, presentatevi, chi siete? io siamo le sorelle di Giamma. Nel video di oggi farete un quiz da 1 a 10, quanto pensate di conoscervi? 10, 7. La carota è una bilancia, cioè nessuno la conoscerà mai al 100%. Partiamo dalle cose semplici. Qual è il giorno del compleanno? Mio? Il 14 marzo e il 15 ottobre la Carlotta. Ma io dove devo guardare? La Te o lì? telecamera. Ah. Preferite il dolce o il salato? Salato. Ma non lo devi dire di te, Ah, devi dirlo di me! ok. Carlotta rispondi per la Martina e Martina risponde Sì, per Carlotta. Ok. scusate. Qual è il colore preferito della Martina? Quello del muro della sua camera. Menta. Rosa. Ma che cacchio dici? No, la verde salvia. Menta. Martina, qual è il colore preferito della Carlotta? Nero. È azzurro. Bravo. Tra le due, Sei rossa. chi più probabilmente finirà per uccidere qualcuno accidentalmente? Forse la Marti in cucina, nell'albergo. Forse io, Per cascandogli sbaglio. addosso. Sì. Fa tante cose Sì. accidentalmente, tipo quando cadono le cose dalle mani. Chi è più propenso a scappare per unirsi ad un circo? Io. Nessuno. No, ma cosa stai dicendo? Tra le due, chi è la più paranoica? Io. Carlotta. Ma cioè, Dio, aspetta, veramente. Chi è più propenso a saltare giù da un treno in movimento? Io. La Marti, poi le Non lo posso più gambe. fare, però. Vabbè, tenterei. Tra le due, chi è la più atletica? Io. Recentemente, io. Tra le due, chi è più propensa a guardare film romantici? Io. Quasi alla Bollywood. Tra le due, chi più probabilmente è insicura? Io. Mi sa che è la Charlie. Chi più probabilmente sarà morso da un cane? Non so perché mai penso alla Charlie. Può essere. Non lo so, però Martin, anche tu sei stata morsa dal tuo cane, da Dus. Sì, ma Dus non hai denti. Diverso. Tra le due, chi è la più emotiva? Io. La Marti. Chi è la migliore in matematica? Marti. Io. Davvero? Conto ancora con le dita. Comunque non c'è nessuna vergogna nel contare con le dita, Vero. infatti. Chi più probabilmente è imbarazzato al primo appuntamento? Marti. No. No. Però la Charlie è così sicura di sé. La È molto maschera. sicura del proprio corpo. Non nelle scelte di vita o nelle decisioni Qualcuno ha avuto da importanti. ridire. Tra le due, chi più probabilmente vedrà o ha visto un fantasma? Ah, io. Io. Mi ha parlato. Tra le due, chi è più propensa a diventare una lottatrice? Forse la Marti ce la vedrei. Ah, ti tiro una ginocchiata. Chi più probabilmente si arrabbia per i motivi più stupidi? Io. No, non è vero. Chi è più probabile che sia un sonnambulo? Marti dorme con gli occhi aperti. Dorme così. Mi ricordo quella volta che sono entrata in sala e le ho parlato per mezz'ora pensando che mi stesse ascoltando, poi non mi rispondeva. L'ho scossa e le ho fatto: Marti, ma mi rispondi? Aveva gli occhi aperti e c'è stato tipo un movimento di palpebre, mi fa: ma io stavo dormendo. Chi più probabilmente potrebbe farla franca in un caso di A omicidio? Charlie. Lei, essendo bilancia, no? Ha queste due facce. Tra le due, chi più probabilmente è la più sarcastica? Io. Sì. Chi è più propensa a spettegolare? Io? La Charlie. Madonna, regina Madonna, del Charlie. gossip. Chi è la più creativa e perché? Tutte e due siamo creative. Chi più probabilmente potrebbe mettere in imbarazzo un amico in La Carlotta. Ma anche gli amici delle altre persone, probabilmente. Grazie alla mia ironia Una noir, che non tutti capiscono. Chi è più propensa a prendersi cura degli altri quando sono malati? Forse più la Charlie di me. Ma quella volta che mi fai un texto, ma mi fa sì, me l'ha portato bevuta, era salato. Mi Ho detto: sono Carlotta, sto te fa schifo. Lei mi ha detto: poverina, non senti neanche i sapori. Invece mi ha messo l'acqua della pasta. E mi ci ha fatto il tè dentro. Chi è più propensa a leggere tutti i libri che ha in casa? Martin. Chi più probabilmente inventerà qualcosa di utile? Secondo me la inventerà la Carlotta sotto mia spinta. E chi inventerà qualcosa di inutile? Sempre io. Tra le due, chi più probabilmente potrebbe provocare una guerra mondiale? A Charlie. Io. Tra le due, chi più probabilmente sarebbe la prima a morire in un mondo di zombie? Io. Perché non Colpa guarda delle abbastanza gambe. film horror la Marty. Se c'è un Sì, lo so. Winchester, probabilmente io sopravvivo. Se devo andare avanti con un cucchiaio, probabilmente Tipo muoio. la Marty col Winchester. In una mazza da baseball. Allora muore la Charlie. Chi è più propensa ad andare ad un concerto di Tiziano Ferro? Marty. Io.
Chi arriverà in ritardo al suo matrimonio? La Marti. Io. Arriverò io al posto della Marti. Colmerà il vuoto. Ciao, intanto sono io. Arriverò io con una parrucca nera in testa. Ciao, sono Marti. Chi potrebbe ridere al momento sbagliato? Marti. Io rido anche quando mi fanno male. Tra le due, chi più probabilmente finirà per governare il mondo? La Marti. Con tutti quei telefilm che si guarda. Chi tra le due è più propenso a non mantenere un segreto nemmeno per mezz'ora? La Charlie. È vero. Tra le due, chi più probabilmente vincerà un premio Nobel? La Marti. No, secondo me è la Charlie, per il sarcasmo. Chi è più propenso a unirsi ad una gang? La Charlie. Può essere. Però lascerebbe dopo poco. Chi è più propenso a parlare con gli animali? Io. Marti come Biancaneve. Un usignolo, parla con gli uccellini al balcone. E cosa gli dici? Gli dice che bella giornata che c'è. Perché la Marti è una naturopata. È meteorota, papà. Vabbè, dai, meteorologa. Chi tra le due sogna di essere una sirena? Marti. È vero. Te volevi essere Goku. Scusa. Chi è il perfezionista? Io. Dove andreste in vacanza? Lago di Bryce. Lago di Bryce. Scozia. Con quale personaggio storico vorreste cenare? Coco Chanel. Paris Hilton. Non è un personaggio storico! Certo, no! Nella storia moderna. Cosa apprezzi di più della Carlotta come sorella? Ma io della Carlotta il fatto che lei si trovi bene in tutti gli ambienti e che riesca a creare un rapporto con tutti. E questa è una cosa che le invidio tantissimo. Non avere sempre un argomento e non essere mai presa in fallo. Questo, che è una persona davvero sociale. Come sorella apprezzo il fatto che arriva dove non arrivo io, quindi mi fa stare tranquilla e che poi è veramente un artista. Le riesce tutto bene. Io mi sento subito. Fine del quiz. Come vi è sembrato rispondere a queste domande l'una sull'altra? È stato bello, però sì. Io e Carlotta parliamo talmente tanto tra di noi che è stato bello, è stato interessante farlo. Mettere alla prova veramente la nostra conoscenza. Ci saranno sicuramente delle ripercussioni su alcune risposte che sono state date. Ma prenderò provvedimenti nelle adeguate sedi. I fratelli sono come... Com'è che l'altra? I fratelli sono come... Chi trova un fratello trova un tesoro, o quello è un amico. Ma fratello non lo trovi. Allora ce l'hai e basta. Se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale di Giamma. Seguiteci numerosi, mettete like. Auf Wiedersehen.